Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Tomb Raider con Crash Stefano in compagnia oggi di Derek Fiorornist, sì, purtroppo Cosmogomic. Dovrebbe esserci Mega Robin, ma purtroppo ci sono io, sono il sostituto Vimon. Yes. E un ospite speciale. Sì, direi, non mi lamento. Diciamo, è la prima volta che faccio la live. Dovrei essere più un anonimato, ma chi se ne frega? Ah, no. Presentati, ospite. Ah, sono io? Sì. Dai. Io sono DomiLP94. Sì, il famoso che ho invitato per... Che ho... ospitato ed è famoso forse per aver esagerato per il let's play di Croc Legend of the Goblins. Qui ci sono qui ci sono delle porte. In questa è meglio non andare adesso perché poi ti arriva un masso rotolante firmato Indiana Jones in testa e non è una bella cosa. Qui ci sono dei cancelli chiusi. Aspetta, quante porte ci sono? 3. Ha detto 3. Sì. Vedi che sono 4. Vabbè, la quarta è quella da cui vengo io. No, sì. No. C'è la proprio Lara, la quarta porta. Ah, Lara è una quarta porta. No, c'è la... in basso, diciamo. Allora, questa è la porta da cui sono venuti i dinosauri. Cioè, in un tempio ci sono dinosauri. Io non ho capito come cacchio... Un po' come il mondo perduto, che a volte il tempo si ferma invece di continuare. Hai ragione. In effetti, il mondo dei Digimon è più simile a quello di Lara Croft di quanto potremmo immaginare. Probabilmente, ma non posso saperlo visto che io sono venuto al mondo nel 2000, mica nel 96. È vero. Qui c'è una bella, una simpaticissima parete che adesso ci crollerà tra i piedi. Jurassic e ci sono dei lupi. Ecco. No, credo che dovresti prima scappare e trovarti un rifugio invece di cercare di andare incontro al problema. Ma chi se ne è? Sono solo dei lupi, non è che stiamo affrontando chissà cosa. Poi qui... Uccidi i lupi? Ma non è contro l'etica uccidere animali? Purtroppo, Lara invece è un infame. Guardate, poi c'è uno scheletro qui morto che dice: guardatemi, sono il giocatore medio di Tomb Raider. Ho visto una leva, ho cercato di tirarla, però sono caduto giù e poi mi hanno sbranato i lupi. È l'amica, ovviamente. Ma la natura, ovviamente. Già. Il miracolo della vita. Sì, dimmi. In quella valle dove hai trovato i dinosauri, ma ne hai già ucciso anche il T-Rex? Nella parte precedente, sempre si è maledetto lui e sua mamma Agumon. Ma che c'entra lui? Niente, scusa, è solo che sono... mi ha fatto molto incacchiare. Ma vabbè, io per fare manovra devo fare tutto questo. Non è che basta premere un tasto per saltare dall'altra parte. No, mi devo fare tutto il giro. Complimenti a Lara Croft. Vabbè. È la vita. Cammina come un ubriacone. Spero non se la prenda tanto Salvo Fogliani. Mi dispiace, scusa. Aia. Scusa. Ma no, dai. Lui è fan di Tomb Raider, non vorrei si offendessi per queste cose, insomma. Ma dai, su, si fa solo dell'ironia. Anch'io sono fan di Tomb Raider e devo dire che il primo episodio mi fa cascare letteralmente la mascella a terra per via di quella sensazione di muffa e polvere che si respira, a differenza dell'episodio per PlayStation. Ma sono è un gioco bellissimo anche su PlayStation, cioè è insomma è sempre Tomb Raider. Tutta la serie ma scusate, se vuoi la verità,
Da quello che mi hanno detto, la versione per PlayStation non è che porta dei veri cambiamenti, ha soltanto effetti di luce migliorati, tutto il resto è uguale identico alla versione per Saturn. Ah, E tra questo è vero, l'altro... ma è proprio questo il bello, che è sempre lo stesso gioco più o meno. Cioè, non è Ma che se ha non tutte sbaglio, queste differenze. la differenza di quello Saturn, se non sbaglio, non è che quello della PlayStation, magari i pixel sono poco, proprio poco migliorati. Sì, leggermente poco definiti, ma non è che cambia molto rispetto alla Ah sì. versione per Saturn. E poi la cosa migliore, se senti le differenze, nella versione per Saturn ha un audio più pulito e più definito rispetto alla versione PlayStation, che ce l'ha troppo rigido. No, da questa parte no, dai, è il Sì, è male vero. questa parte. Scusate, io faccio prima questa parte che è più semplice, insomma. A Non che mi punto saresti? Tomba di Qualopec, sì. È un livello molto difficile. Già non riesco neanche a finirlo. Perché devo fare Beh, proprio un giro dell'oca solo per attivare una porta. è vero, è tutto gira attorno a una stanza dove si danza, danza. E si Sì, sclera anche. sclera. Qual è il Però una. tutto qua? Non è. Perché c'era un'ombra a terra così? Vabbè, il mio emulatore magico. Vabbè. E non preoccupate, sono bug. Ne ho Ah visti sì. E tanti. non è neanche uno dei peggiori. Qual è Comunque. il vostro Tomb Raider preferito? Il 4 è stato il primo a cui ho giocato perché me lo regalarono a Natale. Ora. Nel mio caso, il mio preferito sarebbe Il 3? Chronicles. Ah, Chronicles. Perché sarebbe il primo che ho scoperto e che l'ho Ah. quasi finito. A differenza del primo che mi piace da impazzire quanto Chronicles. Ok, abbiamo tirato un cancello. Adesso dobbiamo ev evitare questa mattonella e monella che è crollata. Succede? Sono gli intrighi degli Inca. Questi Inca che non avevano niente da fare a parte rovinare la nostra vita. I Ok. che, minchia? Gli Ma Inca. davvero? Minchia! Ecco, non iniziamo a fare battute sui nomi delle civiltà colombiane perché poi arriva il dio Giustamente. Qualopec o chissà chi e ci. Ma mica soltanto le civiltà. Ma Quetzalcoatl. mica solo le Ok. civiltà americane hanno creato tutti questi intrighi. Anche gli egizi ne hanno creati. Oppure anche addirittura a Roma, in Tomb Raider Chronicles, anche i romani sono stati molto cattivi. In Siamo effetti. tutti cattivi, in fondo. Ecco. Troppi. Nessuna civiltà ha agito nel nome del bene. Cioè, no, ha agito nel nome del bene uccidendo un sacco di gente, spacciando tutto o dichiarando di essere buoni, tra virgolette, quando erano dittatori. Ed è Ah. così, l'ha detto una volta Succede. John Lycon, uccidi due persone e sei uno psicopatico, ne uccidi 1 milione e sei un conquistatore, va a capire il mondo. Quando uno vuole fare la guerra trova sempre le sue scuse, ma perché stiamo parlando di guerra mentre stiamo giocando a Tomb Raider? Dai, un po' di allegria! Siete che l'hai portata avanti. Il Tomb Raider ne riprende un po' questi temi, ma Sì. tra l'altro, se non mi sbaglio, è già dal secondo livello che il gioco comincia a essere molto più difficile, anche se il primo era una bazzeccola. Ah sì, ma pure il 4, più che è difficile, è molto com il c'è cioè il quarto livello. Stiamo parlando di livelli, vero? Sì. Sì, è più che altro complicato nel senso che devi sapere dove andare. Soprattutto questa parte del livello è forse la più difficile perché per un cacchio di cancello devi fare un giro dell'oca che è a dir poco incredibile. Io penso che, cioè, io non conosco tutti i Tomb Raider, però so che, almeno secondo me, i vecchi capitoli sono molto complicati e complessi, cioè molto, cioè, sono enigmi, eccetera, eccetera, mentre nei Tomb Raider tipo da Legend, Anniversary, Sì, l'ho notato anch'io, sono diventati Underworld, troppo guidati.
Sì, quelli sono più semplici. Infatti sono gli unici che ho finito, mentre quelli vecchi ancora non ho finito. Ok, spero che sia questa la parte giusta dove andare, dai. Ti prego, gioco, ti prego, non trollarmi. Scrivimi la stanza, perché magari forse posso dirlo io se la zona è sbagliata o no. Dai, Allora facciamo questo salto preciso, appenditi, brava Lara, brava. Se non ti appendi, cadi e fai tutto un giro di nuovo? Abbastanza. Ok, abbiamo spostato il masso. Beh, una volta che impari il percorso non è troppo difficile, però la prima volta. Già che stiamo parlando di versioni di Tomb Raider, sono caduto come un pirla, ma vabbè. Riprovaci. No, non ti preoccupare, non devo fare il giro. Devo prendere una leva adesso che è qui. Sì, uh-huh. Me lo ricordo abbastanza, più o meno. Cosa stavamo dicendo? Ah, sì, sapete... ricordare delle versioni. Sì, sapete che esiste una versione per il Nokia N-Gage. Ah, sì, me l'avevo detto. Aspetta, aspetta. Nokia N-Gage, aspetta. Che... vi state riferendo al cellulare? Sì, è un cellulare console, più o meno, un ibrido. Ah. Sì. C'era una versione del primo Tomb Raider che aveva qualche differenza. C'era una piccola modalità più o meno multigiocatore che era più o meno di corse contro il tempo, sai. Corre il salto, oh mio Dio. E inoltre c'era una piccola differenza, ovvero... Oddio, qua mi sento male, veramente. Erano cambiati gli abiti del personaggio, erano più in versione Angel of Darkness, perché il remake, questa versione è stata fatta in quel periodo lì, quando uscì Tomb Raider di Angel of Darkness. Sto vedendo qui su Google, sto trovando, sì. Infatti, ma è un cellulare. Mia. Sì, è una specie di cellulare console. Sembra una PSP del futuro, una PSP aliena. PSP. Qui poi è la parte più tosta, perché se cadete ci sono delle spine, altro che riprovare. Oddio. Odio questa parte. Salta. Sì, ce l'ho fatta. Stai finendo il quarto livello? Sì, ragazzi. Direi che sono quasi alla fine, per dire. Ho aperto tutti i cancelli e mi vede un cristallo di salvataggio. Evviva, che felicità quando ne vedevi uno. Ciao, urlo di Munch versione mummia. Perché? Perché, insomma, lo vedete? È come l'urlo di Munch, però versione mummia. Si fa tipo no. Di questo lo dicevo io, molto presto, nel quinto livello finirei in un posto molto più bello del Perù. Grazie per lo spoiler. Scherzavo. Un po' tutto. Spoiler! La salta! Sì, bravo. Brava Lara. Oddio, però... se fossi finito negli spuntoni davvero avrei tirato un porco pingu. Non avresti che tirato mi... un bell'urlo. Sì, spero che non ti piaccia il gorilla. Mamma. Ok, ce l'ho vi fatta. Dirò, se il Nokia N-Gage sembra un Game Boy Advance. Il Nokia N-Gage ha la stessa potenza del Game Boy Advance. Provati il gioco Sonic N, che in pratica Sonic per Game Boy Advance. Sono gli stessi identici giochi. Sto notando che... dinosauro. C'era ok, anche un... altri dinosauri. E mezzali. Spuori dinosauro! C'è un Call of Duty. Call of Duty Lara Croft Edition. C'è anche Crash Nitro Kart. Sì, ecco qui. Bene, siamo quasi alla fine di questo livello. Abbiamo fatto il più del lavoro è fatto. Rayman. Mini. Spero che il frame rate sia più o meno stabile. Vai, prendiamo un cristallo di salvataggio. Siamo tutti più contenti.
Spero non esca troppo lungo, così non devo tagliarlo in mille parti extra.